domani l'inizio della 66esima mostra del cinema, ma già oggi al Lido di Venezia arrivano i grandi nomi delle produzioni italiane. La più attesa è Bari, il film epico di Giuseppe Tornatore. Forse il più grande colosso della storia del cinema italiano, anzi senza dubbio, ci sono state 400 comparse, un centinaio di attori, tantissimi attori italiani, poi ci sono due protagonisti giovanissimi che sono Francesco Locascio, siciliano di Bagheria, e Margaret Madè, siciliana di Pachino. È un film che è stato girato in Tunisia, in gran parte centinaia e centinaia di comparse tunisine che sembrano stranamente gli abitanti di Bagheria, non c'è soluzione di continuità, diciamo. Film molto bello, Tornatore è un regista straordinario che ha mosso queste masse con grandi abilità. Per il regista invece un desiderio personale. No, sognavo che fosse l'ultimo di una involontaria quadrilogia sulla Sicilia che alla fine mi sono trovato a fare, perché il mio quarto film su che si svolge in Sicilia, e credo di avere concluso un po' un certo discorso. Una storia da risvolti amari che tra i mandorli di Sicilia si sviluppa accompagnata dalle note del premio Oscar alla carriera Ennio Morricone. È un film anche divertente, non è solo drammatico, c'è di tutto, c'è proprio la vita. Tre generazioni nel film, la musica è cambiata per dare ispirazione a queste tre generazioni diverse. Ci sono dei temi fondamentali e poi dei temi che variano secondo le epoche e poi secondo l'orchestrazione.